cosa era appena caduto. Chissà, ti fa carezzare? Questo? Ma no, un bel presentimento nemmeno di questa strada. Dai, su. Eccoci qua, mi sono fermato. Ciderbola. Ho lasciato mezzo pneumatico. Questo sono io. Mi chiamo Jonathan Encini, sono un toscano classe 1983 e amo viaggiare in moto. A 21 anni parto per il giro del mondo con 2000 euro. In 8 anni visito 50 paesi e lavoro in 6 di questi per finanziarmi. Mi avventuro lungo le vie della seta fino al Nepal, vado a caccia di guadi in Islanda e oggi ho uno storico di 460.000 km in 77 paesi. Racconto questa esperienza di viaggio nei miei libri. Per adesso ne ho pubblicati 3, ma sto già scrivendo il quarto. Quando sono in Italia, condivido la mia passione organizzando workshop e mototendate, a cui partecipano oltre 600 motoviaggiatori da tutta Italia. La mia passione per il motoviaggio è tale che nel 2010 mi metto in proprio e organizzo motoviaggi, motonoleggi e spedizioni moto in tutto il mondo. Questo lavoro mi porta spesso in Sud America, dove condivido con altri appassionati i chilometri più belli della Patagonia e dell'Altopiano Andino. E quello che stai per vedere è il mio ultimo video. Buona visione e se ti è stato utile, condividilo. Grazie! Che posticini ci sa in Toscana, ragazzi. No, questa è una bella strada, altro che... Era tra l'altro molto... Ah, che bello, un cane. Che bella sensazione. E lì invece inizia la mulattiera. Quindi, casa danese. Non mi mordere, io non fa nulla, capito? Io sono bravo. Ora? Gigi! Ciao bigini! Ciao voglio bigi! Tanto lo so che prima di avere un morso me lo dai. Chissà, ti fa carezzare? Ciao Giubini. Sei bravo? Ma non è che poi quando vado via mi mordi, vero? Sai, ti vedo ancora un po' sull'attenti. Un po' ancora tutto rigido. Eh? Ho sgonfiato. Speriamo di non cascare. Te tu giochi, ma io no. Cazzo, c'è una pendenza. Potevo partire meglio, no? Ciderbola. Ecco, bravo, vai via, vai. Allora, dai, concentrazione. Prima sotto e via. Era che ero rimasto impantanato prima. Sa dove sto andando. Suppongo che la strada sia questa. È tutta un'altra storia. Non è una recensione ufficiale, ma a me queste Motoz GPS Traction Air da 300 euro non mi sono piaciute neanche un po'. Costano un monte e non fanno niente di speciale se non la durata. Ecco, la durata va bene, però... Dai, guarda che vista però, non è male. Anche su queste asfalti di montagna che sono i miei preferiti. Bellina questa strada, perché a tratti è impegnativa, a tratti è panoramica. Allora, bivio, ma direi che si va dritti. Ciao ragazzi, allora non solo ho poca batteria sulla action camera, ma ho pochissima aria nel pneumatico. Quindi per evitare che stalloni ti do un po' d'aria, addirittura 0,7 adesso, boia. Avevo anche scollegato il SAE dalla batteria tempo fa per non fare assorbimenti strani, quindi devo anche sperare che non sia così, se
se no devo pure smontare il carterino lì, non so neanche se ho gli attrezzi, quindi è un casino. Sarebbe veramente, diventerebbe veramente interessante questa giornata a quel punto. Allora, uno ce l'ho, sono stato previdente. Questo, che culo, sono stato previdente. Per fortuna avevo, ho perso un bullone e l'ho rimesso della stessa dimensione per non usare due attrezzi, è l'unica misura che ho, quindi ho avuto proprio culo. Allora, l'avevo scollegato, sì o no? Ah, meglio ancora, ho tolto il fusibile, l'ho tolto e poi l'ho messo qua, eccolo lì. Però sia il suo, giusto? Non lo è, però, ma contento per ora. Devi solo fare un contatto, giusto? Vediamo un po'. Allora, qui io la vado a spacca perché è tutto un po' pronto. Questo motivo. Ti prego, non funzioni, perché? Funzioni. Ok, funziona, ho trovato un fusibile che non è della sua misura, ma comunque chiude il contatto, che è tutto ciò che mi serve per il momento. Speriamo che non salti, se salta ci metterò un qualunque altro pezzo di ferro. Dai, su. Meglio. Ho messo 1.6, ovviamente il compressore è abbastanza lento e quando gli levo la bocchetta esce un po' d'aria, ma 1.6 andrebbe bene, ma siccome non voglio ritrovarmi a fare questa cosa un'altra volta, e ne do un altro po'. Quei pochi amici che mi seguono nelle scampagnate più estreme qui sanno che io ho un sacco di sfiga per queste cose qua. Mi basta anche andare dietro casa per avere problemi da risolvere, sarà il karma, non lo so, però mi tiene allenato per quando vado in tour. E allora, la pressione che avevo messo a 1.3 è scesa talmente tanto e sono arrivato a 0.7, quindi rischiavo di stallonare. Là mi sono fermato a gonfiare la ruota, ma siccome avevo tolto il fusibile dal SAE perché assorbiva, lo dovevo cercare, non ce l'avevo, ci ho messo un'altra cosa e ora funziona. Meno male non piove. Comunque i miei mercoledì fuori a caccia della traccia sono così, belli divertenti. Tanto oggi sono partito presto e vado a prendere Leo con la moto, quindi non c'ho neanche bisogno di fare le corse, per cui poi vedrete questa traccia che è molto bella e continuerà ancora. E stasera non lo so perché vado a Verona per il Verona Expo, però forse nei prossimi giorni. Ciao! E metterlo a posto. A parte uno mi si è svitato, quindi un pelino ha stretto, sì. Vai. Ah, come tu sei bravo, Jonathan. Guarda che lavoraccio ho fatto, che mi è stata caduta tutta l'erba bagnata sul velcro. Oh, vai. Allora, dovrei aver quasi ultimato. Mi manca solo da indossare la giacca e andare a caccia di un caffè. Un'altra cosa che vorrei fare, ma ora vi saluto, ci vediamo fra un po', va bene? Già non vedo nulla. Per adesso le stradine che partono dalle case sono quelle che mi hanno dato più fiducia. Tolgo il controllo trazione. A me vanno bene anche queste stradine qui, eh. Vedi, e poi se non avesse piovuto sarebbe anche interessante. Fai bravo, eh? Finché è così ci sto. A
andare a fare. Non è niente di impossibile, è solo mettere la moto sui binari giusti e ripeto, queste gomme io appena le cambio sarò molto contento. Che ne pensate? Anzi, mi garba un monte perché è tutto chiuso. Mi garba, molto scenografico. Piccino. Eccoci qua, mi sono fermato solo un attimo. Oh, ora sì un cazzo. Oh, guarda dove mi sono infilato con la giusta rincorsa. A parte il pezzo brutto è questo, non mi cadere. Pronti? Se ti dico dove sono, Alberto, ti metti a ridere. Anzi, è probabile che mentre si parla casco. Comunque va bene, dai, fa parte del gioco. Mercoledì vado a fare delle ricognizioni. Sono su una mulattiera con la moto. Cioè, è proprio nel punto più brutto al telefono con te, quindi mi piace la sfida, vai. No, mi piace, voglio che sei presente durante la frattura, vai. Sono appena caduto. Confermami. No, sì, guarda, mi sto allenando per il Tibet, guarda. Ok, mi sono rialzato. Va bene. Padiglione 6, stand 16Z, se non sbaglio. Comunque 16Z. Sì, non è grande Verona, dai, dovresti trovarmi. Sono lì, allora ci vediamo. Ciao, grazie a te. Ciao. Ah. No, ma non è caduta, l'ho appoggiata. L'ho appoggiata perché davanti a me ho una salita che ho provato a fare. Sono rimasto bloccato a metà, sono dovuto tornare indietro fino a lì, motore spento con colpi di frizione, e ora mi sto riposando un attimo prima di riprovarci perché è veramente tosto. Non so, non riuscite mica a capire la pendenza dal video, però il fatto è che è pendente, curvilinea, quindi non hai una traiettoria tutta dritta, devi anche fare cambi di direzione, e poi è tutta piena di sassi che sdrucciolano, srotolano, quindi mi stavo un attimo riprendendo. Era la prima metà, questa prima metà era molto carina, molto bella. Poi all'improvviso è spuntato questa pendenza qui, vabbè. Speriamo bene. Ciao. Allora, di nuovo, prima c'è il controllo trazione attivo per sbaglio. Modalità gravel, senza controllo trazione. Devo partire veloce e cercare di arrivare in fondo. Pronti? Sono andato fuori strada come prima. Sei piena. E lì c'è il gradino, ci credo.
come l'altra volta. Infatti sembra più pesante la moto. Come me ne vengo fuori adesso? È proprio messa male. Proprio male. Dammi un ferro comunque. No, non mi devi fare l'effetto cucchiaio. Tutto il contrario dovresti fare. Come la faccio a tenere su stavolta? Non ho un bel presentimento, perché non so come prenderla. Posso. Ora dovrei venire giù senza tirarmela addosso, perché non è facile. Vedi? Ho lasciato mezzo pneumatico. Avete il sudore? Bene. Mi ero ripromesso che oggi avrei cercato solo tracce semplici, non come quelle l'altra volta, e questa traccia che sono ora era molto molto semplice e bella, ma a un certo punto c'era una pendenza. Quindi mi ritrovo adesso aver sollevato la moto un'altra volta in una posizione ancora più difficile di quella di mercoledì scorso. Avere due tronchetti che me la tengono su perché non c'è lo spazio per mettere il cavalletto e riposarsi. Avere la scheda della DJI Osmo Action piena e quindi mettercene un'altra, che l'avevo messa qui a fare il filmino. E cercare di venire via da questo, che dal video non sembra, ma credetemi, è abbastanza ripida, è abbastanza scivolosa, ma piena di sassi. Quindi volevo solo immortalare questo momento. Quando ho deciso che avrei passato il mercoledì in moto, ho detto caspita, però così interrompo la mia routine di allenamenti, che vado tutte le mattine un'ora a correre, no? Vai vai, ho recuperato diciamo, sia oggi che mercoledì scorso. Ciao, non riesco neanche a aprire la mano. È bello. Sono appena uscito da quel pezzettino là. Spero davvero, perché sono molto stanco, spero che non ce ne siano più, quantomeno non in salita. Come mi auguro,
Aspetta, mi fermo un attimo perché mi devo ripigliare. Come mi auguro, ora mi diventa sto sentiero. Come allo stesso modo mi auguro che non ci sia pioggia. Mi fa un video, vai. Giusto per gradire. Concentrazione. Vai nella parte bassa. Nella parte alta l'altra volta ha riservato brutte sorprese. Allora, non ho un bel presentimento nemmeno di questa strada. Non ti fermare. Mamma mia, che cosa ho scampato! Non avete idea. Questo però è il proprio bosco. Ma cazzo sono? Anche se qui si va abbastanza bene. Dove cazzo siamo? Scusate. A parte le due cadute che mi hanno stancato parecchio, ho messo un po' d'agitazione, sembrerebbe che la strada non sia così male, dai. Tanto tutte le volte, ecco, qui per esempio, sì, era questa la direzione che mi riporta sulla traccia. Non so a questo punto come sarà, però eccoci di nuovo qua, dopo un paio di tentativi di accalappiare la traccia che avevo disegnato col dito tempo fa, ed adesso mi accorgo che alcuni sentieri sono veramente di bosco e impraticabili, alla fine sono arrivato a un punto dove la traccia porta su una strada transitabile, che sono quelle che vorrebbe prediligere questo progetto di a caccia della traccia. Vedete che la strada è battuta dai pneumatici di altri veicoli, non ci sono cartelli di divieto di transito e quindi questi sono gli sterrati che piacciono a me. Oh. Siamo sulla traccia, quindi anche questa è un'ottima scelta, bellissima tra l'altro. Animali non se ne è visti, pur essendo solo in queste zone. Ah, sono strade che portano degli impianti. Ok, scendo giù di qua, la traccia continua su questa linea, non è bellissima, ma essendoci la discesa sono meno preoccupato, perché se non altro, vedi, sulle pietraie la moto anche piano piano rotola. Ha toccato sotto, nessun problema, ci sono un paracoppa adatto allo scopo. Sono ancora sulla traccia, ma male, carina anche questa, non so dove sono, spengo un attimo. Pausa pranzo fatta, ma non è ancora il momento di andare a casa, perché devo portarvi con me a fare una cosa molto utile e interessante.